credo che una ricetta golosa e fresca come questa se ne vedano poche in giro. Falla subito! Prendo due zucchine grandi, taglio le estremità e ora con un tagliaverdure vado ad affettare le zucchine. Devono essere abbastanza fini, quindi circa 5-6 mm di spessore. Controlliamo lo spessore, dovrebbe andare bene. Una volta affettate le zucchine, e quindi andiamo a grigliarle. Prima però spennello la griglia con un po' d'olio. Diana, ma che cos'è che stiamo combinando oggi? Oggi prepariamo una ricetta freschissima, perfetta per l'estate, senza cottura praticamente. L'unica mini cottura sarebbero le zucchine grigliate. E ora mettiamo le nostre zucchine. Giriamo le zucchine anche dall'altro lato. Ovviamente se voi non avete questa griglia potete usarne un'altra, insomma, oppure cuocerla in padella. Sì, sì, potete usare anche una padella che ha comunque il fondo a forma di griglia, o un'altra padella va bene. E ora che le zucchine sono pronte, le mettiamo sul piatto. Le nostre zucchine sono pronte e quindi ora prendiamo un foglio di carta da forno, lo appoggiamo sul tavolo e andiamo a creare la nostra base. Dobbiamo praticamente creare due file di zucchine, una qui e una qui. Ma cos'è che stiamo combinando, Diana? Vedrai alla fine. Ovviamente una ricetta salata, però ancora non ho capito esattamente che cosa stai combinando. Vedrai tra pochissimo, che meraviglia. Quindi come vedi sto alternando le zucchine, cioè ne metto una sopra e una sotto, una sopra e una sotto, in questo modo qui. Come vedi sto anche sovrapponendo le zucchine in questo modo ed è importante per il risultato finale. Quindi Diana, quante fettine sono venute alla fine? Allora, io ne ho contate, sono 17, ma se voi volete farlo ancora più grande potete tranquillamente farlo, se magari lo fate per più persone, aumentate la dose delle zucchine semplicemente. Semplicemente comprate un tavolo più grosso così lo fate... fate un rotolo enorme. Hai detto rotolo, quindi faremo un rotolo! È vero, l'ho detto! Ormai l'ho detto, non si può fare niente, quindi faremo un rotolo perfetto per questa stagione senza cottura, freschissimo. E ora possiamo finalmente farcirlo. Io qui ho del formaggio vegetale spalmabile, potete farlo in casa anche voi come facciamo noi, utilizzando semplicemente dei vasetti di yogurt di soia al naturale. Vi mettiamo la ricetta qui sotto per farlo. Io l'ho condito con del sale semplicemente, se voi volete aromatizzarlo con altro fate pure. E adesso andiamo a spalmarlo sulle nostre zucchine. A questo punto mettiamo un attimo la nostra base da parte e ci spostiamo qui sul tagliere. Prendiamo un peperone arrostito e lo tagliamo a pezzettini. Se non volete usare il peperone potete sostituirlo con qualsiasi altra cosa, veramente. Olive, carciofini, capperi, sbizzarritevi, cipollotto verde, quello che vi piace. Quindi lo taglio a striscioline e poi a pezzettini. E ora mettiamo anche il nostro peperone su tutta la superficie. Ora prendo un cetriolo e lo sbuccio e faccio la stessa cosa anche con il cetriolo, quindi lo taglio a metà, poi a striscioline e poi a pezzettini. E ora cospargo anche il cetriolo. Mamma mia che profumo, non so te ma io ho un'acquolina. Non vedo l'ora di assaggiarlo. E ora aggiungo anche della rucola. Guardate quanti bei colori, ragazzi. E per finire aggiungo anche dei semi di sesamo. E ora possiamo finalmente arrotolarlo. Ci aiutiamo con la carta da forno e cominciamo ad arrotolarlo piano piano, delicatamente. Compattiamo bene il rotolo, deve essere bello bello stretto e compatto. Ora sposto il rotolo su un piatto, tolgo anche la carta da forno, quindi la taglio, non la trascino sotto il rotolo, sennò rovino il rotolo. Questo pezzettino piccolo invece possiamo trascinarlo senza problemi. Tolgo questa striscia di carta da forno da sotto, delicatamente, mi raccomando. E ora facciamo compattare il nostro rotolo in frigo per circa 30 minuti, a dopo. Allora, il nostro rotolo è pronto, l'abbiamo tolto dal frigo e siamo pronti per decorarlo, ma prima
Lasciate un mi piace a questo video, mi raccomando, condividetelo come sempre, supportateci e vi promettiamo che quest'estate arriveranno tante ma tante sorprese per voi. E inoltre vi ricordiamo che nel nostro libro Zero Glutine Zero Rinunce potete trovare tantissime ricette fresche come quella di oggi, buonissime, facili da fare. Se non ce l'avete ancora il nostro libro, lo trovate in tutte le librerie oppure vi mettiamo il link qui sotto nei commenti per acquistarlo online. Allora, ci siamo, ecco qui il nostro rotolo, finiamolo aggiungendo del formaggio vegetale sopra. Sopra mettiamo anche delle mandorle a lamelle. Guardate che bello. E poi prendiamo anche delle foglioline di basilico che renderanno tutto più bello. Risultato finale, guardate qua che bello. E adesso Diana, lo assaggiamo? E adesso lo assaggiamo perché ho famissima. Guardate che meraviglia all'interno. Wow! Che bello! E che buono sarà, Diana! Mamma mia, guarda! Che goloso! Wow! Bisogna assaggiarlo, Diana, al più presto! Direi subito! Vai! Vado! Non far cadere nulla, Mamma mia! Buono? Mmm! Un'esplosione di sapori, vero? Lo adoro, è buonissimo! Dai, da 1 a 10! 20! 10 più!